Allora, è stato dato ampio spazio sia durante le relazioni che durante la discussione al tema della sanità. È stata fatta anche una disamina delle varie problematiche ed è stato evocato il PNRR. E su questo volevo soffermarmi perché il PNRR è in pratica il futuro della costruzione di un nuovo, di una nuova sanità anche regionale e nazionale. Dobbiamo però innanzitutto premettere che le risorse che mette a disposizione il PNRR per il Friuli Venezia Giulia, ma anche per il resto della nazione, è insufficiente, sono insufficienti a potenziare radicalmente il servizio sanitario. Ricordiamo che questo nell'arco di un decennio, dal 2010 al 2019, ha perso 37 miliardi di finanziamenti e si pone al 6,4 del PIL contro l'8,9 del paesi come Germania e Francia. Quindi il problema sarà comunque le risorse insufficienti. E infatti noi abbiamo visto che anche per la pandemia sia ospedale che territorio si sono dimostrati largamente insufficienti ad arginare e diciamo ad affrontare il fenomeno. Allora qui il PNRR costituisce veramente un'importantissima occasione per potenziare e ammodernare il nostro sistema sanitario. È sicuramente fondamentale puntare sulla medicina del territorio e quindi in linea di principio l'azione del governo appare del tutto condivisibile, ma si scontra con il PNRR proposto dal ministro Speranza, perché al di là delle diciamo affermazioni ideologiche di principio non si intravede una vera riforma dell'assistenza sanitaria, perché c'è una moltiplicazione di sportelli e strutture, le case della salute o case della comunità che dir si voglia, i centri di coordinamento territoriale, ovvero le centrali operative, gli ospedali di comodità. Ma non c'è o non sembra esserci una vision complessiva e neppure una programmazione credibile in termini di analisi dell'esistenza, di definizione degli obiettivi, dei monitoraggi e così via. Quindi dall'esame approfondito che ho letto dei documenti ministeriali, ma non emerge neppure un reale potenziamento delle cure territoriali, anzi veniamo ad apprendere che nel piano, nel PNRR, i medici di medicina generale, che dovrebbero rappresentare il fulcro delle cure primarie, per questi è previsto addirittura un decremento. Cioè noi passeremo dagli attuali 42.000 medici di medicina generale nel 2020, che c'erano nel 2020, a 35.000 previsti nel 2027, quindi meno 7.300, che non è poco. Per le case della comunità è prevista l'assunzione da parte, con i fondi appunto del governo, di soli 2 infermieri in organico. Tutto il resto del personale, medici, medicina generale, infermieri, fisioterapisti, eccetera, dovranno essere messi tra quelli esistenti, quindi tolti da altre strutture, tolti dall'ospedale. E la cosiddetta presa in carico da parte dell'assistenza domiciliare, cioè le cure domiciliari che dovrebbero evitare l'ospedalizzazione, sono previste come LEA con una sola visita al mese per medico e un accesso dell'infermiere ogni 10-11 giorni. Questo è evidente che con questo tipo di assistenza domiciliare non si limiterà minimamente l'accesso ai pronto soccorsi e agli ospedali. Ma in definitiva per le cure a domicilio servono medici, infermieri, non certo manufatti e sportelli nuovi, che tra l'altro con il finanziamento del PNRR, da noi sono 150 milioni in 5 anni, si riuscirà a costruire appena la metà delle case della salute previste e degli ospedali di comunità. E quindi a regime non si sa le spese successive da chi saranno coperte, perché sicuramente non si riuscirà a risparmiare gli ospedali dai pronto soccorsi degli accessi.
A questo punto ci sono gli ospedali di comunità che anche questi dovrebbero diciamo così garantire le cure intermedie, di cui non esiste una definizione univoca, e soprattutto non si sa neppure cosa sono delle RSA potenziati o sono degli ospedali diciamo depotenziati, e le centrali operative sembrerebbero sostituire quello che già adesso fa il distretto, ma con dotazioni per tutta la regione che dovrebbe aggirarsi sugli 80-90 infermieri. Quindi credo che dovrebbe essere considerato inaccettabile investire queste ingenti somme di denari del PNRR per in pratica la replicazione del piano sanitario che questa regione aveva visto con la giunta Serracchiani, che è risultato fallimentare. E adesso arriviamo a una mancanza del PNRR, cioè la rete ospedaliera. È come se gli ospedali da noi non esistessero, eppure l'Italia ha 3.1 posti letto ogni 1000 abitanti, la Germania ne ha 8, la Francia 5.9, e la pandemia ha chiaramente evidenziato l'insufficienza di questi rispetto alle necessità di ricovero. E poi c'è la qualità degli ospedali, che secondo me è un punto dolente. Un ospedale moderno dovrebbe garantire umanizzazione, cioè comfort, benessere, privacy, l'integrazione funzionale con la città, cioè l'urbanità, la flessibilità secondo le esigenze terapeutiche, ovvero l'innovazione, e l'affidabilità, cioè la sicurezza tecnico-costruttiva. Questo un nuovo ospedale dovrebbe avere tutto ciò, un ospedale moderno, cioè ambienti a misura d'uomo, confortevoli, con garanzia di privacy, quindi senza dover vivere in eccessiva promiscuità con altri e con la facoltà di ricevere parenti senza vincoli ingiustificati. Quindi massimo comfort alberghiero alle modalità di degenza. Quindi camere con letto singolo più letto per familiare, e questo darebbe, oltre a garantire privacy e dignità al malato, consentirebbe meno infezioni intraospedaliere. E non pensiamo solo al Covid, perché noi abbiamo circa 10.000 morti all'anno da infezioni ospedaliere e ne avremmo risparmiati tantissimi proprio durante l'epidemia di Covid. Quindi il PNRR dovrebbe essere l'occasione per ammodernare strutturalmente gli ospedali. Ma abbiamo visto che, e qui concludo, metà del bilancio, più di metà del bilancio della sanità, più del bilancio regionale dedicato alla sanità, ci sono soldi parecchi, più degli altri anni, ma i risultati rimangono scadenti, non ci sono prospettive al miglioramento nonostante le risorse. Quindi un giudizio assolutamente negativo su come vengono spesi questi soldi e come viene quindi stabilito il bilancio nell'ambito della sanità, per cui anche mi riserverò se e come votare. Grazie.